Adesso è il turno di Massimo Vitturi, ecco. Prego, Massimo Vitturi è il responsabile nazionale del settore caccia e fauna selvatica della LARV, ovviamente la Lega Antivivisezione, e quindi si occupa di questo tema, determinando anche gli interventi che la LARV via via predispone in tutto il territorio nazionale. È anche il coordinatore dei rapporti fra le istituzioni scientifiche e gli enti amministrativi nella ricerca di nuovi sistemi incruenti per la gestione della fauna selvatica. Questo evidentemente è un tema cruciale del rapporto con le amministrazioni locali. Ecco, Massimo Vitturi ha voluto intitolare il suo intervento con una delle espressioni che più si sentono usare in ambito sia dei cacciatori sia forse soprattutto degli amministratori locali quando trattano questo tema, cioè la caccia come un male necessario. Massimo. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio Camilla per l'invito, tutta Restiamo Animali, per questa occasione particolare, un po' unica poi in Toscana, che è un po', suo malgrado, la patria dell'attività venatoria, almeno fino ad oggi, fino a che non riusciremo a debellarla finalmente. Allora, caccia è un male necessario, come si accennava prima, è quello che ci vogliono raccontare. Ovvero, quando andiamo a protestare ci dicono: sì, ragazzi, voi avete delle... capisco, voi avete il cuore che vi lacrima quando andiamo ad ammazzare il capriolo, quando andiamo ad ammazzare la volpe, però purtroppo è un male necessario, non ci sono delle alternative. Ovviamente non è così, questo conviene ai cacciatori dirlo, ma lo possiamo smentire velocissimamente. Quindi ho cercato, come dire, di focalizzare alcuni punti che i cacciatori e la politica loro asservita tende a portare in rilievo per dimostrare la necessità di questo male. Okay? Allora, il fondamento è tutto qui, l'approccio venatorio, ovvero da quando abitavamo le caverne a oggi pare che i nostri amministratori non si siano accorti che sia passato qualche migliaio d'anni. Ovvero, l'approccio è sempre quello, c'è il problema, gli si spara, lo si fa fuori, che siano animali, che siano umani, succede in ogni range della gamma delle problematiche del rapporto tra l'essere umano e altri esseri animali, ma anche all'interno della propria specie. Quindi il vero grosso problema è l'approccio venatorio. Per risolverlo, per risolvere il problema di convivenza, si ammazza l'altro. Oggi fondamentalmente la caccia è un passatempo, non è più come quando abitavamo le caverne che tutto sommato ormai ci è passato un po' di tempo, forse quella volta aveva un senso, ma oggi fortunatamente non ce l'ha più. E quindi oggi è fondamentalmente un passatempo. Un passatempo però ci sono dei lati positivi, i cacciatori sappiamo che sono in costante declino, oggi sono meno di 700.000, sono comunque troppi, ma quello che è positivo stanno apparendo, il negativo è che restano, come dire, lo zoccolo duro, quelli che non vogliono prendere il fucile al chiodo. E il positivo è che più dell'80% della popolazione, al contrario, ce lo dicono i sondaggi, che ne dicano i sondaggi poi dei cacciatori che ribaltano completamente i numeri, e la stragrande maggioranza degli italiani è contraria alla caccia.
Oramai eticamente la caccia non è più sostenibile, e lo si dice quotidianamente, lo si prende atto anche leggendo sufficientemente quello che viene pubblicato dai media. Ma la caccia non è solo passatempo, la caccia, ecco, che torna all'approccio venatorio come gestione della fauna selvatica, perché la fauna selvatica deve essere gestita, a quanto pare. Ci sono le interazioni fra esseri umani e fauna selvatica che impongono, secondo i nostri amministratori, una gestione della fauna selvatica. Ed ecco appunto i problemi di interazione con le attività umane. Ma la grossa problematica del rapporto tra uomo e altri animali in ambito selvatico, silvestre, è questo, lo sconvolgimento del territorio, dell'ambiente, villette a schiera, centri commerciali, strade, autostrade, svincoli, chiaramente erodono terreno alla fauna selvatica, e questo comporta che la fauna selvatica si sposti e venga sempre più vicina a noi. Gli stiamo portando via il terreno, è ovvio che dopo ci sono delle interazioni, però pare che nessuno se ne accorga. E quindi la caccia è un male necessario? Sì, ci dicono, ce lo dice il cacciatore ambientalista, e perché stanno facendo passare questa idea che la caccia è un male necessario? Tutto sommato sono abbastanza bravi, negli ultimi anni hanno creato questa figura del cacciatore ambientalista che è riuscita ad affascinare anche purtroppo alcune associazioni di tutela ambientale, che riconoscono nella figura del cacciatore la figura di una persona in grado di riportare, recuperare degli equilibri perduti in ambito naturale. Qua mi ha anticipato Carlo, ma insomma ci dicono: se non ci fossimo noi cacciatori, avremmo i cinghiali qua dentro a cuccia con noi, che non è detto che sia una disgrazia, però rispetto a certi umani. Però voglio dire, non fosse per i cacciatori, saremmo invasi da uccelli, Hitchcock, non riusciremmo più a vivere nelle nostre città. Questo è quello che cercano di venderci almeno, no? E ecco, torna al discorso che ha accennato Carlo. Non ci sono più predatori, e sempre viene da domandare: ma chi li ha fatti fuori i predatori? Punto di domanda, e chi continua a farli fuori oggi i predatori? E quindi ecco che arriva la figura del cacciatore che viene a salvarci e ad evitare che soccombiamo e scappiamo dalle nostre città inseguiti da orde di cinghiali e di corvi imperiali. E poi c'è il problema della diffusione delle malattie, che i cacciatori bontà loro aiutano a contenere. I danni all'agricoltura, ecco qua forse qualcosa, diciamo finora siamo a livello di presa in giro, qua possiamo parlarne sui danni all'agricoltura, questo è stato accennato prima, vado avanti, ma tutto alla fine riconduce all'approccio venatorio. Comunque tutti questi problemi ammazziamoli, cioè nessuno, pochissimi, cercano di dire facciamo qualcos'altro, no? Proviamo a pensare ad altre strade. Velocissimamente, poi qua c'era un approfondimento, però animali sovrannumero, è stato accennato prima, gli animali non sono mai in sovrannumero, gli animali sono perfettamente in equilibrio con il territorio che abitano, dopo noi decidiamo che per noi sono in sovrannumero, ma non lo sono di fatto. Un richiamo lo faccio alla situazione di Firenze, per esempio l'ordinanza che vieta di dare da mangiare i piccioni, cosa recente, no? Purtroppo e per fortuna, quando mi hanno chiamato tante persone anche per questo caso qui su Firenze, io tendo sempre a far presente, guardate che non è la cosa peggiore, cioè dare da mangiare a colombi piuttosto che a qualsiasi altro animale altera in maniera abnorme la disponibilità di risorse trofiche per gli animali. Questo cosa fa? Fa, come ci accennava prima Carlo, fa sì che più animali possano vivere nello stesso territorio. E allora, se noi continuiamo a dare da mangiare ai colombi, cosa che fa piacere a tutti noi, come le paperette del fiume, e aumenta il numero, e il sindaco prima vieterà di dar da mangiare e poi darà il via all'abbattimento. Sindaco con l'ASL, perché l'ASL dirà che hanno trovato delle zecche, perché qualsiasi colombo che vai a prendere qualche zecca ce l'ha, la botte, la toxo, qualsiasi cosa, vai a fare delle indagini sanitarie, qualcosa, sti disgraziati colombi ce l'hanno, e sarà la scusa per farli fuori tutti.
Quindi quello che sostengo, evitiamo di dargli da mangiare, tanto i colombi sono colombi, ma non sono stupidi, quindi se c'è cibo lo vanno a cercare da altre parti e comunque si limiterà automaticamente con il concetto che ci mostrava prima, molto semplice, caro consiglio, e si regolerà automaticamente il numero, la popolazione di colombi, evitando di arrivare poi alle camere a gas. La mancanza di predatori, un'altra fandonia che ci raccontano i cacciatori, e ci dicono c'è il rischio di aumento numerico degli animali, no? Però l'abbiamo sentito, è un'evidenza oramai scientifica che nei predatori le specie cosiddette target fanno parte per una minima quantità della loro dieta, no? Pensiamo al caso tante delle volpi che vengono uccise, perché lo sappiamo tutti, oramai vengono uccise perché mangiano lepri e fagiani fondamentalmente. I cacciatori hanno deciso che lepri e fagiani possono uccidere solo loro, quindi le volpi gli danno fastidio. In realtà le volpi dobbiamo ringraziarle perché diminuiscono la presenza dei topi sul territorio, topi e altri piccoli animali, piccoli roditori. E al punto che sono le prede che, ma qua sono concetti, io le avevo scritte, ma li ha già anticipati Carlo, è la presenza di una preda che determina la presenza del predatore, okay? E di conseguenza c'è il predatore, non è il contrario, no? Però i piani di controllo dei predatori, ok? Gestione della fauna selvatica, le volpi, ma anche le gazze, perché anche le gazze a loro volta possono mangiare nutrirsi di uova o di pulli in alcuni casi, però una quantità piccola, però anche lì i fagiani depongono uova e questa è la disgrazia anche delle gazze. La funzione sanitaria dei predatori poi la si dimentica, perché i predatori sono funzionali, cioè se per qualche decina di migliaia d'anni siamo arrivati così, no, fino all'altro giorno, i predatori sono importantissimi, perché a differenza del cacciatore che ogni tanto si ammazzano fra di loro, che noi siamo molto dispiaciuti, e sì, perché capita ogni tanto, e perché si confondono, ah, credevo fosse un cinghiale, ah, ho sentito un rumore, pensavo fosse un fagiano, no? Invece il predatore, il vero predatore, riconosce non solo la specie target da uccidere, no? Ma anche quello malato, quello più debole, perché non ha bisogno di riconoscerlo, perché è quello che riesce a prendere per primo. Quindi questo cosa fa? Irrobustisce il DNA, il patrimonio genetico delle specie obiettivo. Cosa che invece non succede con i cacciatori. Piccolo esempio, la caccia di selezione, i cacciatori si fregiano di questo titolo, cioè ritengono di essere addirittura un cacciatore di categoria superiore. Perché? Perché loro dicono è una caccia scientifica. In realtà è una scienza al contrario, cioè se è constatato che al cacciatore non interessa di prendere l'animale, di uccidere l'animale che un predatore avrebbe ucciso, gli interessa uccidere l'animale più bello, che nel caso degli ungulati, con questi bei palchi di corna, quale palco di corna vorrà portarsi a casa il cacciatore da appendere sopra il caminetto? Ovviamente quello bello, pieno di ramificazioni, che è quello dell'animale con il patrimonio genetico più ricco, perché avendo un bel palco di corna è quello che è destinato ad avere più probabilità di successo quando ci saranno poi gli scontri nella stagione che preludono all'accoppiamento. E quindi i cacciatori invece fanno la selezione al contrario. Ecco, anche sulla diffusione delle malattie si è accennato prima, ma un caso emblematico è la rabbia. Ci dicono uccidiamo le volpi perché c'è il rischio di diffondere la rabbia. Allora, a parte che fa da ridere perché continuano a uccidere le volpi a Ferrara, perché sono stati riscontrati dei casi di rabbia in provincia di Belluno, ok? Da quasi un anno la Regione Veneto ha decretato che non c'è più l'emergenza rabbia in Veneto, perché sono più di 2 anni che non è stato rilevato un caso. Bene, a Ferrara continuano ad ammazzare le volpi perché c'è il rischio di trasmissione della rabbia che venga dalle Alpi. Ma non bastasse, l'Istituto Zooprofilattico del Venezia di Padova, che è il centro di referenza nazionale per la rabbia, ha detto, l'Istituto Zooprofilattico, non la LAV, Restiamo Animali o altre associazioni, l'Istituto Zooprofilattico ci dice, attenzione, andare a caccia per evitare la diffusione della rabbia non è la soluzione, anzi,
andare a caccia incrementa il rischio di diffusione della rabbia, perché le volpi sono animali territoriali, il fatto di ucciderne una fa sì che il giorno dopo quel posto venga rioccupato da un'altra volpe. È un po' come una scacchiera con tutte le pedine: noi ne togliamo una, le altre scendono. Quindi ammazzare le volpi a Ferrara fa sì che la rabbia dalla provincia di Belluno effettivamente arrivi a Ferrara. Però questo è un concetto troppo alto per i nostri amministratori e per i cacciatori. Quindi vedete che l'abbattimento, ma questo lo dice l'Istituto Zooprofilattico, andate sul loro sito, centro di referenza nazionale per la rabbia. Sui danni all'agricoltura e all'allevamento abbiamo detto che possiamo in qualche misura parlarne, però adesso non vorrei approfondire, ma fondamentalmente i più incriminati sono gli uccelli, alcune specie almeno, lupi, volpi e orsi, se ne sente ultimamente anche con gli orsi in Trentino Alto Adige, i lupi adesso che c'è il Presidente della Commissione Ambiente che è mare in mano, quindi il suo bacino elettorale è lì anche tra gli allevatori, e quindi ecco che propone e fa interrogazioni per rendere cacciabile il lupo. Ok, ve la dico in maniera molto grossolana, non è così semplice, però di fatto vorrebbe che si potesse sparare al lupo. E i cinghiali e i popolamenti, questo effettivamente può essere un problema, qui in Toscana ne sentite parlare ogni giorno, anche più volte al giorno, però effettivamente i cinghiali, ci sono anche dei modi per contenerli. E ecco che il discorso della caccia di selezione è una scusa in più per consentire ulteriori modalità di caccia. Però io ho anche un documento interessante che a suo tempo la sede di Firenze aveva recuperato e vorrei leggerlo con voi. No? Vediamo. Dovrebbe essere incluso, ma... ce la facciamo, se no dico brevemente. Aspetta, torniamo lì, aspetta. Ok. Vabbè, comunque, senza star qui. È una nota ufficiale del Consorzio di Tutela del Marco del Chianti, conoscete benissimo, il quale in estrema sintesi dice agli amministratori: smettetela di raccontarci delle fregnacce, scusate il francesismo. Il problema deriva, per quello che ci riguarda come agricoltori, non sono, certo ci sono i cinghiali, ma il problema è alla fonte di chi ha consentito a i cacciatori di diffondere sul territorio toscano una specie di cinghiali che non è autoctona, lo sapete benissimo, insomma ce lo diciamo, in pratica il cinghiale marimano è di fatto scomparso, l'unico autoctono, quindi hanno inserito animali molto più performanti dal punto di vista dei cacciatori ovviamente, e il Consorzio del Chianti questo gliel'ha sbattuto in faccia alla regione toscana. Però pur essendo portatori di interessi, come dire, di tipo diverso dal nostro, comunque non è riuscito ad avere successo neppure il Consorzio di Tutela del Chianti.